Nel XIV secolo, gli eserciti impegnati continuamente nelle lotte tra papato avignonese e le signorie richiedevano sempre più spesso l'ausilio di soldati professionisti, rivolgendosi alle compagnie di ventura, costituite da mercenari. Uno dei più famosi capitani di ventura di questo secolo è sicuramente il nostro concittadino Erasmo Gattamelata. Nato a Narni nel 1370, in quei tempi di lotta tra Guelfi e Ghibellini, Erasmo trascorreva le sue giornate di gioventù a sentir parlare di armi e di armati, battaglie, assalti a città e castelli. All'età di 18 anni, il Gattamelata si arruola nella compagnia di Cecco Broglio d'Assisi, che, conosciuto già per le sue capacità, lo elesse capolancia, donandogli la sua stessa corazza. In breve tempo arrivò a servire un grande capitano come Braccio Fortebracci di Montone, che lo pose a capo della sua imponente cavalleria. Il Gattamelata e Braccio Fortebracci combatterono con passione e coraggio la famosa battaglia dell'Aquila, provocata dagli intrighi della corte di Napoli. In questo periodo, e precisamente nel 1427, il Gattamelata riuscì a formare una propria compagnia ed ebbe vari incarichi da Papa Martino V. Il Gattamelata viene ricordato, oltre che per la sua audacia, soprattutto per la grande prudenza che accompagnava sempre le sue scelte strategiche. Famose rimangono infatti alcune sue azioni che dimostrano il grande genio militare che lo distingueva. A Venezia, il Gattamelata trascorse gli ultimi anni di vita dopo essere stato colpito dall'epilessia. Muore il 16 gennaio 1443. Sulla piazza di Sant'Antonio a Padova, la moglie nel 1453 commissionò al Donatello il famoso monumento equestre in bronzo, la cui copia in scala è ospitata all'interno di questo museo. Narni conserva ancora oggi la cappella che la famiglia Gattamelata si fece costruire all'interno della chiesa di Santa Maria Maggiore, oggi San Domenico. È qui che nell'arco dei secoli la città ha sempre onorato la memoria di questo grande condottiero.